Poi conobbi un altro vicolo cieco. Eppure non so perché sentivo che Dragovic era ancora... Avevo ossessionato. Hai passato i 5 anni successivi a cercarlo. Era dappertutto. Non riuscivo a togliermelo dalla testa. Proprio come gli altri. Stiamo perdendo tempo. Alle allucinazioni. Il russo. Abbiamo riempito di così tanta merda che non sa quello che dice. Ehi! Chi siete? Che volete da me? Vogliamo i numeri, Mason. Non ci serve altro. Facciamo un passo indietro, Mason. Dopo Baikonur, dove ti ha spedito Washington? In Vietnam. A Kessel. Era il 1968. Sì, ero nella squadra SOG capitanata da Frank Woods. Dovevamo trovare le tracce di attività russa nel Laos. Il tuo contatto nella CIA, Hudson, era a Kessan. Ti ricordi di lui? Hudson. Mister Occhiali da Sole. L'uomo di ghiaccio. Woods è qui. Mason! Woods, è un aspetto orribile. Nella giungla non serve essere belli. Qui siamo in Vietnam. È bello vederti. Anche per me. Jason Hudson, CIA. Grazie per il suo tempo, sergente. Ho già informato Mason a grandi linee sulla situazione. Allora ti spiego i dettagli. Nel 64 la CIA ha affidato le operazioni segrete nel sud-est asiatico all'esercito degli Stati Uniti. Allora è nato il Mac Bison. Oltre a fungere da base per i Marine, Kessan è il punto di partenza di tutte le nostre attività oltre frontiera, soprattutto nel Laos e in Cambogia. Cerca e distruggi, sabotaggio, falsa propaganda, spionaggio, recupero di prigionieri. Insomma, la solita roba. Vieni qui, Mason! Dobbiamo spostarlo! Portalo nel bunker! Io ti copro! Avevano preso Hudson e Kessan era sotto assedio. Eppure, come con Weaver, hai rischiato la vita per salvarlo. Casino, Mason. Dovevi lasciar perdere. Non era quello il tuo obiettivo. Ovviamente non conosci Woods. Sapeva che Kessan aveva bisogno di noi. Non avevamo scelta. Granata! Porca! Andiamo! Posto,
arrivo! Muoviti, Mason! Muoviamoci! Qui Red Rider, passo! Qual è il vostro stato?